Ciao a tutti, nuovo video. Oggi parliamo di poesia. Il mio rapporto con la poesia è particolare. Se mi aveste chiesto l'anno scorso, qual era il mio rapporto con la poesia, vi avrei detto praticamente nullo. Ho sicuramente studiato poesia come tutti a scuola, ma non l'ho mai veramente apprezzata appieno. C'era sempre qualcosa che non mi arrivava, che non capivo forse. Era un linguaggio che in realtà non parlava direttamente a me o che lo faceva in un modo che non mi arrivava. Quest'anno però ho fatto i primi passi, diciamo un approccio, nella direzione della poesia, soprattutto e anzi quasi esclusivamente nei confronti della poesia contemporanea. Perché, come per la mia passione più grande, che è quella per la prosa e per il romanzo soprattutto, apprezzo moltissimo la contemporaneità a discapito invece delle opere classiche, che riescono sempre ad essere meno potenti ai miei occhi. E questi primi passi con la poesia contemporanea sono tornati nella mia vita in concomitanza con un grande ritorno, una mia passione che è quella per la musica, che per alcuni anni ho lasciato da parte e che invece nell'ultimo anno è tornata fortissima. E il modo di fruire la musica che avevo e che ho, e quindi questo cambiamento, è stato a mio avviso fondamentale per farmi apprezzare la poesia contemporanea, o meno queste prime opere che ho conosciuto. Infatti fino a qualche tempo fa ascoltavo la musica in funzione della canzone, del singolo brano. E quindi lo selezionavo, lo andavo a estrapolare dall'album e lo ascoltavo insieme a tutti gli altri brani che mi piacevano. E questo è un modo di ascoltare la musica che a un certo punto mi ha stancato e che adesso a posteriori considero abbastanza infantile. Perché con l'amore per il vinile che ho sviluppato nel tempo ho potuto forzatamente, nel caso del vinile, apprezzare l'album a tutto tondo e quindi l'ascolto di tutte le canzoni nell'ordine in cui l'artista le ha selezionate, le ha montate e capire realmente il significato di quel singolo brano che prima ascoltavo in modo estemporaneo e vedere il disegno completo. Ho scoperto quindi l'amore per l'album musicale e attraverso quello ho realmente capito che cos'è una raccolta poetica. Non riguarda soltanto l'apprezzare la singola poesia o addirittura il singolo verso o una bella parola o una figura particolare, ma è il capire il disegno più grande che c'è dietro, il discorso che permea tutta la raccolta, quello che il poeta voleva dirti. Il primo approccio con la poesia contemporanea è arrivato però attraverso la mia passione per la prosa. Perché il primo autore che ho incontrato quest'anno per quanto riguarda la poesia è Ben Lerner, con questa raccolta Le figure di Lichtberg, pubblicata da Edizioni Tlon, che ringrazio per avermi inviato questo volume. Di Ben Lerner ne ho già parlato fino allo sfinimento nella monografia, che se non avete visto vi lascio qui sotto in descrizione. È uno scrittore che nasce poeta e diventa qualcos'altro. Non saprei dirvi in realtà se è un romanziere a tutti gli effetti, ma è un artista americano che apprezzo moltissimo. La sua è una poesia assolutamente urbana, le sue figure sono metropolitane, sono situazioni di tutti i giorni ed è proprio per questo che è riuscito a parlarmi direttamente, è riuscito ad arrivare a me, perché non parlava di un mondo altro, di un qualcosa di lontano dal mio vissuto, ma parlava di qualcosa estremamente attuale. Un'altra cosa che mi ha aiutato a capire questa poesia, questo tipo di poesia, è la lingua di Lerner, una lingua molto vicina alla prosa, o almeno alla sua prosa, perché in realtà i romanzi di Lerner, che sono successivi a questa raccolta, sono scritti con una lingua che è una sintesi tra la poesia e la prosa. Il modo in cui Lerner scrive questi versi è lo stesso con cui seleziona attentamente le parole nelle sue frasi dei romanzi. Proprio per questo non ho avuto nessuna difficoltà ad apprezzare questa poesia, perché non c'erano difficoltà stilistiche, non c'erano substrati accademici che me lo rendevano difficile o lontano. Sono poesie in versi liberi, alcuni molto lunghi, altri brevissimi, che raccontano delle storie,
dei mini racconti, delle immagini che sono molto più vicine al racconto in prosa rispetto alla poesia classica. Il secondo passo è stato Desiderio di Frank Bidart, sempre edizione Athlone. Frank Bidart, premio Pulitzer per la poesia proprio nel 2018, è un autore di un'altra generazione rispetto a Lerner, 40 anni più giovane, è un classe 39 e ha come modelli e come intento tutt'altro rispetto a Lerner. Non racconta una vita metropolitana o il caos della società moderna, ma invece prende tutti quelli che sono i suoi maestri, potremmo chiamare così, o quelli che sono accademicamente riconosciuti come dei maestri della poesia, e lavora su quei concetti classici, prendendo anche dei componimenti famosissimi come La vita nova di Dante o alcune poesie di Catullo addirittura, riscrivendole, e quindi non traducendole, ma facendo un processo di riscrittura totalmente suo, portando il messaggio che già all'interno di quei componimenti c'era, ma estremizzandolo. È una poesia totalmente estrema nei contenuti, inserisce delle tematiche LGBT, attualizza le situazioni all'interno di questi componimenti, fa un lavoro che potremmo considerare postmoderno. Nonostante questo, però, a differenza di Lerner, ho sentito la distanza, ho ancora percepito quel velo che la poesia mi aveva sempre suscitato. Ho riscontrato ancora delle resistenze nei miei confronti che con la poesia di Lerner non esistevano. Probabilmente proprio perché Bidart prende il classico, lo riattualizza nei messaggi ma non nella forma. La forma rimane in qualche modo, non in del tutto, ancora legata a una tradizione accademica di poesia. La sintesi tra questi due poeti, a mio avviso, mi è arrivata quasi involontariamente con questa raccolta di Kate Tempest, All Your Own, pubblicata da edizioni EO, che ringrazio, perché la Tempest, che è di un'altra generazione ancora rispetto sia a Bidart che a Lerner, è una giovane ragazza inglese che non è solo scrittrice, non è solo poetessa ovviamente, ma è anche rapper, ed è questo collegamento con la musica di cui prima ad avermi dato quella possibilità in più per arrivare a capire realmente quello che la Tempest racconta. Che Tempest fa in qualche modo e in parte lo stesso lavoro di Frank Bidart, prende il classico, in questo caso, in questo singolo caso, il mito di Tiresia, il mito greco di Tiresia, l'indovino cieco che è stato nella sua vita sia uomo che donna, perché un giorno in un bosco ha visto una coppia di serpenti che si accoppiavano e li ha uccisi perché quella visione lo disgustava, ed è stato punito per quel gesto, passando parte della sua vita in un corpo di donna, e che poi durante una disputa tra Zeus ed Hera è stato privato della sua vista, e Zeus, per sdebitarsi con Tiresia, gli ha donato il potere di vedere il futuro e quindi di diventare un indovino. E questo mito di Tiresia, fortissimo già nell'originale, la Tempest lo riattualizza nelle tematiche, lo riattualizza nel messaggio e nell'ambientazione, lo racconta in un testo rap, con il ritmo di un testo rap, con il modo sincopato di raccontare tipico del rap contemporaneo, mantenendo da una parte il classico nel messaggio e portando avanti invece un discorso assolutamente attuale. E quello che riesce meglio alla Tempest è quello di parlare a tutti, e di parlare soprattutto ai giovani, senza però smorzare il significato di quello che sta andando a raccontare. Ed è quindi una poesia assolutamente accademica nel messaggio, ma di strada nel linguaggio. Questa dicotomia è fortissima e dona una potenza narrativa incredibile a quest'opera. Infatti, dopo che ho iniziato a leggerlo, non ho potuto posarlo finché non l'ho finito. È un qualche cosa che ti trascina al suo interno, e come un album musicale non può essere letto a spezzoni, ma per essere capito appieno va ascoltato, per quanto riguarda l'album, e
fruito, letto dall'inizio alla fine. Perché il racconto che fa la Tempest è quasi un romanzo di formazione in forma poetica con la lingua del rap. Della Tempest avevo già ascoltato e letto Let Them Eat Chaos, il suo ultimo lavoro, perché questo è un lavoro precedente che era inedito in Italia, che EO ha portato, per fortuna, e avevo potuto apprezzare la potenza dei suoi versi e della sua voce anche, perché le sue esibizioni live sono qualcosa di incredibile e toccante. Quindi questo era un video per raccontare in qualche modo il mio approccio verso la poesia contemporanea. Continuerò a leggere e recuperare poesia contemporanea, stando sempre attento a portare avanti un percorso che ho iniziato con questi autori e che voglio vedere dove mi porterà. Un percorso che cerca sempre di rimanere sulla contemporaneità, sui temi attuali e su un messaggio che possa essere interessante per me. Fatemi sapere qui sotto se anche voi avete letto qualcosa di poesia contemporanea ultimamente, se avete qualche autore da consigliarmi e qual è il vostro rapporto con la poesia soprattutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!